Siamo con il rettore del Politecnico di Bari, il professore Di Sciascio. Una volta la festa della matricola aveva degli aspetti e delle connotazioni goliardiche. Oggi invece la festa della matricola ha cambiato pelle, si pone come momento proprio di condivisione, momento di conoscenza delle potenzialità e delle possibilità che offre l'Università di Bari. Sicuramente è diventato un momento di accoglienza. Diciamo, questo è un momento in cui noi accogliamo ufficialmente, anche se i corsi sono già cominciati, i nostri studenti al Politecnico, sostanzialmente per dirgli quello che è lo slogan della manifestazione: sei dei nostri, cioè ormai appartieni a una famiglia che cercherà di seguirti nel corso degli studi e molto probabilmente anche dopo, nel senso che noi prestiamo grande attenzione al processo di placement poi dei nostri studenti, perché trovino poi una collocazione più presto possibile e la migliore possibile, che è una cosa nella quale riusciamo abbastanza bene. Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiuolo sono i testimonial di questa apertura della festa della matricola qui al Politecnico di Bari. Allora, voi avete intrapreso una carriera più artistica, il confronto e il contatto con molte matricole, molti studenti di questa mattina è importante, cioè per loro segna un momento molto importante della loro carriera universitaria. Da adulti, da fratelli maggiori, qual è il consiglio che potete dare a queste matricole? Allora, innanzitutto non siamo testimonial, siamo ospiti, perché se dovessimo essere testimonial dell'università, del Politecnico, insomma, secondo me la metà di questi studenti andrebbe via dopo 5 minuti. Non solo, non possiamo essere nemmeno da esempio di percorso universitario, perché noi per arrivare, noi ci siamo laureati, sì, ma sì, diciamo che ci abbiamo messo un po' più, come dire, di quanto non ci si metta normalmente. No, credo che il rettore ci abbia voluto qua come, insomma, innanzitutto perché siamo del posto, siamo di qui, e ritengo che lui abbia, io non so perché, così già venuto in capo al magnifico rettore, ci prenda come esempi positivi. Solo che io guardavo a lui stamattina e dicevo: perché ci hanno chiamato a noi qua? Io credo che ai ragazzi vada raccontato qualcosa di piacevole, insomma, dello stare, del rimanere qui in Puglia, delle qualità della nostra università, che sono assolutamente straordinarie. Io sentivo l'orgoglio dei professori e del rettore quando rivendicavano i risultati di questa università, e troppo spesso si soffre di un pregiudizio, il fatto di voler andare all'estero, il fatto di voler andare fuori, comunque altrove, invece, come dire, se ci fermassimo a considerare le cose che abbiamo, spesso sono migliori di quelle che il fuori offre. Ecco, Antonio, qui molto spesso c'è la fuga dei cervelli. Noi ne abbiamo comunque delle persone talentuose, non solo nel settore artistico, come ad esempio la vostra coppia, che è una coppia, diciamo, datata e anche ben rodata. A questi ragazzi cosa possiamo dire? Di sfruttare questi centri d'eccellenza che ci sono sul territorio e di cercare di non andare via, perché spesso andando via poi ci si ritrova in situazioni non così piacevoli come ci si aspettava. Vivere in Puglia, c'è una Puglian lifestyle che secondo me vale più di tanti altri stili di vita. Bisogna quindi rimanere qui, resistere, e soprattutto, visto che siamo al Politecnico, è fondamentale non improvvisarsi, studiare ed essere seri. Essere seri e studiare. Chi lo farà troverà la sua strada, per forza. Ecco, e per concludere, un messaggio, diciamo, alla totiettata rivolto agli studenti del Politecnico e dell'Università di Bari, come potrebbe essere fatto? Ma no, io sono venuto qua sapendo, a me mi hanno detto che mi davano la laurea honoris causa stamattina, però mi ha spiegato che non è così. È assolutamente così. No, infatti mi domandavo che cosa sono venuto a fare da Roma. È la domanda che ci stiamo facendo da giorni: cosa ci siamo venuti a fare? Però voglio fare un Alexio Magistralis. No, neanche, neanche te la fanno fare. L'unico messaggio che possiamo dare a questi ragazzi: se noi siamo qui, figuratevi come voi potete stare qui. E quindi evviva la Puglia, evviva il Politecnico.